quando ci siamo un po' in attesa di fuori di gara per le premiazioni, siamo in attesa per le prossime premiazioni. Erika Ronconi fallisce la prima prova a 1.50, ancora una prova per l'atleta veronese. Partita invece la serie unica della staffetta 3x800 femminile. Ed è il Fiano di Vicenza a prendere l'iniziativa con Arianna Battistella, prima frazionista. Il turno di Michael Mensa nel salto in alto, supera 1.50 Michael Mensa, ribalta Sanlupo Tettina. E Michael Mensa era arrivato con 1.37, sono 13 i centimetri di miglioramento per Michael, gara che prosegue per lui. Fallisce Gerardo Gasparella, avrà un nuovo tentativo. Torniamo alla staffetta 3x8, sempre Fiamma Vicenza al comando. Audace Valle, Antipi Sabano al secondo posto. Venerife al terzo, Audace Valle al quarto. Bellura al quinto, Pozzano, Fiamme Oro, Treviso Atletica, Nuova Città di Schio, Atletica Longarone, Blue Food di Verona, Libertas Samp, queste le società. Secondo e ultimo giro, torniamo invece al salto in alto, 1.50, secondo giro di tentativi, va in pedana. Eric Ronconi. L'urlo viene smorzato in gola perché Erika Ronconi supera di tutto il corpo a battere la sticella con i talloni, si ferma dunque a 1.50. Invece gli applausi sono per la prima frazione della 3x800, il Fiamme di Vicenza, la comando passaggio di questi dai Chiara, siamo al secondo posto, a 1.50 che passa al terzo posto. Belluno e Fiamme Oro per il terzo posto davanti a Coina Venezia. Partita la seconda frazione, torniamo al salto in alto dove la sticella viene portata a 1.52, sarà Leonardo Della Costa a ripartire con i tentativi, primi tentativi a 1.52. Guarda la Sara, quello che citavo. No, era la Sara, sì. Ma la rossa è lontana però. E parte bene Leonardo Della Costa, primo tentativo fatto a 1.52, ne basta uno per Leonardo Della Costa. Si porta ora in pedana numero 19 Michael Mensa. Fallisce la prima prova Michael Mensa, qualcosa da sistemare
nella rincorsa e lo rivedremo Michael tra poco riprovare nuovamente la misura che si porta adesso in pedana Edoardo Pisani, il favorito di questa gara, Fiat Vicenza. Vai Salia! E supera il primo tentativo 1.52. Sara, dai! 3 per 8, Fiat Vicenza sempre al comando. Grazie Laura, il secondo posto di sabato per il terzo. A fine della terza frazione, l'ultima frazione tra questo tempo. Pronti con le nuove primazioni per la Marta Ragazze, Martinello, Lica, Pilan, Trichessa, Frau e Medoro. Per la Marta Maschile, Pissarò, Zambon, Mietto, Cecchel, Mediolaro e Lorenzi. Per il salto in lungo, ragazze. Bendazzoli, Montorin, Tessarolo, Pastorello, Cinguetti e Luise. Giro per la Fiat Vicenza, attenti perché l'Audace Noale ha recuperato un pochino sulla Fiat Vicenza, quindi felicità Audace Noale per la vittoria. Vi salvano al terzo posto provvisorio. No, salto in alto dove si c'è la portata 1.54. Corre forte Gabriele. È dura. Mattia Rossa tra poco. No, non corre veloce. Però. Mattia Rossa supera l'1.54. Ce la può fare. Deve essere attaccata io, Mattia. Ce la può fare, dai. Deve essere attaccata io. Dai, 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 Laura, dai. Ricordiamo invece che non è possibile costeggiare di fianco alle atlete. Ecco il Fiat Vicenza che conclude. Applausi per il Fiat Vicenza che conclude la prova da 4-8. Fiat Vicenza è il primo posto. Dai Laura! Azzurra, la grotta azzurra della Barcellona per il secondo posto in questo momento. Ed ecco Marco Barragnolo pronto all'orale, 3 per 800 ragazze, al terzo posto l'Atletica Vissabano, il tempo di 8.17.57, Cassanego, Pastorello e Baccarin. Secondo posto 8.08.81 per l'Atletica Audace Noale, composta da Fortin, Luise e Favaro. Vince la gara col tempo di 7.57.80 per il Fiat di Vicenza, Battistella, Assam, Assam. E anche in questo caso foto di rito per le prime tre classificate assieme all'assessore dello sport Marco Bragagnolo. Quando tutto è pronto per la partenza della serie numero 2 della staffetta 4%. Lupa Dutina, la Piave 2000, Galliera Veneta, Ariste Coin, Atletica Samp e Atletica Selva Bovolone dalla 1 alla 6. Finite
le premiazioni individuali di squadra e allora possiamo partire dopo le foto di vinto di questa premiazione della 4%.